Gli scenari attesi per il mondo dell'industria dopo questa guerra sono oggi estremamente incerti, come anche ieri con il primo congresso, il primo intervento fatto dall'ambasciatore Pontecorvo e gli interventi fatti in questa mattinata. È indubbiamente difficile, si va da quello che era uno scenario di crescita con una inflazione che si giudicava passeggera a uno scenario di stagflazione, quindi con una crescita che rallenterà probabilmente già nei prossimi mesi, forse già prima dell'estate, con conseguenti magari passaggi da quello che oggi è un mondo di straordinario a scene forse di cassa integrazione, con quindi un'inflazione invece che rimane, aumenti dell'energia, aumenti di costi delle materie prime, difficoltà a trovare materiali. Quindi estremamente più complicato lo scenario per le imprese, credo che ci voglia molto reattività, flessibilità e prontezza di reazione.